E poi se ho la aureola in testa non è per colpa mia, chiaro? Ha ragione, sono io che ho coinvolto Recaio in questa faccenda. E questo spilungone chi sarebbe? Mi chiamo Goku, molto lieto di conoscerla. Questo giovane è un eroe, con il suo coraggio ha salvato un pianeta della galassia del nord, la Terra. È incredibilmente forte, dovresti vederlo. Ehi, aspetta un momento, cosa intendi dire? Scusa. Non vorrei farmi credere che è forte quanto Pai Kuang, spero. Oh no, infatti Goku lo è molto di più. Oh, stai farneticando! No, il mio allievo è il combattente più forte di tutto l'universo. Io dico che Goku lo batterebbe senz'altro. No, non è affatto vero, Pai Kuang è più in gamba, hai capito? Perché sei sempre così cocciuto? No, sei tu che hai la testa dura. Ah sì, bene, mettiamoli alla prova. Come? Perché no, buona idea. Forza ragazzo, fagli vedere chi sei. Un momento, vuole che combattiamo qui? Stai tranquillo, se ti concentri ce la fai, figliolo. Un attimo di attenzione, prego. Ma questa è la voce Del grande maestro Recaio. Dov'è? Non lo vedo. Presto Goku, inginocchiati. Svelto, sbrigati. Come va? Oh, gran maestro Recaio! E sarebbe quello il grande maestro? Scusate, se ho interrotto la vostra conversazione. Pai Kuang, senti, ti dispiace, fa un salto negli inferi per me. Certo. Ma perché parla in quel modo? Sta zitto, ha un problemino. Tu non farci caso, vedrai che dopo un po' ci si abitua. Ecco, un guaio che vorrei risolvere prima che sia troppo tardi. Che guaio, gran maestro? Un certo Cell è appena stato spedito all'inferno da Yammer e ci sta dando un sacco di problemi. Ha detto Cell? Andrai nel regno degli inferi! Laggiù si è fatto degli amici, fra cui un certo Freezer. E insieme a loro ne combina di cotte di crude. Oh, è inaudito! C'è anche Freezer! Già, vorrei che Pai andasse da loro a risolvere la situazione. Conti su di me, signore. Ehi! Un momento, amico, aspetta! Ti serve un aiuto! No, Goku, non sei stato autorizzato! Oh, lascialo andare. Quel ragazzo si è fatto suo, non c'è nulla di cui preoccuparsi.